C'è chi va alla ricerca dell'ultimo uovo disponibile, chi ritira l'agnello prenotato e chi sceglie l'etichetta del vino rosso che accompagnerà la grigliata di Pasquetta con gli immancabili arrosticini. E così, tra un fiadone e un timballo, il pranzo di Pasqua è servito. Maria Vittoria di Pietrantonio, addetta vendita dello spazio Conad all'interno del centro commerciale Megalò di Chieti, ci si prepara quindi a questi due giorni di festa anche da un punto di vista enogastronomico. Guerra, pandemia, caro prezzi, non hanno scoraggiato le vendite? No, anzi, quest'anno abbiamo i ristoranti che hanno riaperto, per fortuna per loro, insomma, però ecco, noi abbiamo comunque la nostra clientela che continua, insomma, a sceglierci, e quindi cerchiamo di dargli fiducia senza far sentire troppo questo aumento dei prezzi. È tornata la voglia di acquistare, insomma, dopo vari periodi, insomma, che abbiamo conosciuto un po' tutti. E poi abbiamo una gastronomia che comunque ha questi piatti pronti che, insomma, sono comodi e buoni. Anche la nostra pescheria è andata bene, e certo, comunque la tradizione è un po' legata a quei piatti un pochino più caserecci, quindi magari l'agnello torna ad essere sempre il piatto principale. Però immaginiamo anche gli arrosticini, piatto principe delle grigliate di Pasqua, Pasquetta. Sì, infatti anche la nostra macelleria ci ha, insomma, comunicato che gli arrosticini sono sempre il piatto più la pietanza più ricercata per il lunedì di Pasqua. E diciamo che, insomma, siamo positivi, stiamo cercando di andare incontro alle famiglie senza, insomma, far sentire troppo il rincaro dei prezzi. La cooperativa sta cercando di assorbire questo aumento in modo da non ribaltare al cliente il prezzo aumentato, insomma. Cosa comprerete e cosa mangerete per Pasqua e Pasquetta? Compriamo un po' di affettato, poi l'agnello classico e la lasagna. Cosa berrete insieme all'agnello? Di solito Montepulciano prendiamo. E l'agnello, come da tradizione, per l'agnello Kashov. E per Pasquetta gli arrosticini accompagnati dal pane e da affettati, che aspetto il numero per prenderli. E cosa state comprando? Io veramente sono ospite, quindi sto facendo spesa per mamma. Quindi se cucina la mamma sarà una signora, un signor pranzo? Assolutamente sì, all'insegna dell'abruzzesità. E allora cos'è che mangerete? Mazzarelle, agnello al forno, costatine di agnello preparate, impanate, insomma, a cotoletta, fiadoni, fragranti e profumati. Dalla mamma sempre? Dalla mamma sempre, assolutamente sì, siamo fortunati in questo, devo dire. Qualche uova di Pasqua ci sarà? Sì, ne ho due. Fondente, latte, bianco? Latte, sempre latte, perché a me il fondente non mi piace. Per Pasqua e Pasquetta cosa mangerà? Pasqua e Pasquetta sono invitato a casa dai miei, quindi penseranno tutto loro, però è la classica Pasqua. Bella tradizione, un bel pranzo tradizionale. Tradizionale in famiglia. Io sono di Napoli, quindi sto cercando lo strutto per fare il casatiello. Ah, quindi mischierete le tradizioni? Sì, quella abruzzese, mia moglie di Chieti, e quella napoletana, con le pastiere, il casatiello e altro. Qualche fiadone, qualche... I fiadoni, i cavalli, le pupe, quindi... Diciamo... Chi più ne ha più ne mette. Sì, sì, sì. Una bellissima Pasqua, ottima diremmo. Sì, sì, normale, anche perché non ci si può allargare nemmeno poi nel fisico. Va bene, buona Pasqua allora. Anche a voi, grazie.